Nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. In apertura, come di consueto, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Alluvione, sì unanime alla legge che estende la platea per la richiesta danni. Educazione all'affettività e alla sessualità, passa a maggioranza la proposta di legge al Parlamento. 32 voti favorevoli che equivalgono all'unanimità dell'Aula di Palazzo del Pegaso. Così è stata approvata la legge che prevede fino ad un massimo di 3.000 euro a nucleo familiare, anche per i beni mobili, come contributo straordinario forfettario a sostegno di coloro che hanno subito danni a causa dell'alluvione del novembre 2023. Il contributo è finalizzato al ripristino o alla sostituzione dei beni danneggiati e sarà cumulabile con analoghi sostegni di fonte nazionale. Ci consente la modifica di misurare meglio, anche dopo il completamento della rilevazione dei danni, il contributo che dalle risorse regionali va soprattutto alle famiglie e di disciplinare meglio la possibilità di accogliere altri finanziamenti per quanto riguarda invece le imprese. Abbiamo già la disponibilità della Camera di Commercio di Firenze, per esempio, che dovrebbe aggiungere alle risorse, sono 12 milioni per le imprese, altre risorse proprie per essere più pronti a rispondere alle esigenze di liquidità e ai primi investimenti, senza sovrapporli a quelli che auspichiamo arrivino allo Stato. Questa legge è molto attesa, peraltro, dopo gli eventi eccezionali di novembre che hanno colpito molte province della regione toscana, va ad ampliare la tipologia di beni che sono ristorabili alle famiglie che hanno fatto la denuncia dei danni. Come ricordo, la denuncia dei danni è stata prorogata fino al 9 febbraio e le domande che sono pervenute sono circa 7.000, qualcosa meno, ma l'attesa delle persone e delle famiglie era quella di poter beneficiare di un ristoro non solo sui beni immobili ma anche sui beni mobili, quindi per intendersi anche le autovetture che sono andate danneggiate. Con questa norma non si va a fare una variazione alla legge che avevamo approvato a dicembre, ampliando la possibilità di poter ristorare anche tutti i beni immobili. In più abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che se hanno avuto dei beni immobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato subito il bene. Quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente, ma che è già qualcosa di importante. A fianco a questo i 12 milioni per le imprese, dove la Regione si fa carico di tutta la parte istruttoria per i progetti e quindi le domande che sono pervenute, dove ricordo ci stanno dando una mano anche le associazioni di categorie, Camere di Commercio, Confartigianato, CNA, che stanno seguendo le domande. Quindi da questo punto di vista la Regione si fa carico di tutte le spese istruttorie. Voto favorevole perché allarghiamo la platea di coloro che possono accedere ai ristori, quindi non soltanto chi ha subito danni all'abitazione principale, ma anche chi l'ha subita alle pertinenze, ai garage, alle auto, alle moto, ai giardini, che ovviamente sono persone che hanno subito danni al pari degli altri, sicuramente più grave chi l'ha subita all'abitazione principale, ma se una famiglia abitava al primo piano di una palazzina alluvionata, non ha subito danni in casa, ma ha perso tutto quello che aveva in garage, magari ha perso due automobili e una moto, credo sia doveroso ristorare anche loro. Quindi un voto favorevole nella speranza però che questi ristori possano essere erogati quanto prima. Quando si vuole cercare di far politica, qualsiasi cosa accada, penso che non si faccia un buon servizio ai cittadini. Raccontiamo le cose come stanno. Sul tavolo ci sono i 5 milioni stanziati all'inizio dell'emergenza dal governo, che dovevano essere i primissimi ristori, che non sarebbero certo bastati a risolvere tutti i problemi e tutto quello che abbiamo detto. Quei 5 milioni stanziati dal governo, la Regione Toscana ha dovuto prolungare la chiusura del bando spostandolo al 19 di gennaio perché non era riuscita ad erogare ancora quei 5 milioni. Questa PDL che votiamo oggi serve ad iniziare ad erogare i primi 25 milioni messi dalla Regione Toscana. Ancora non sono riusciti ad erogare nemmeno un centesimo. Quindi io sono d'accordissimo, strafavorevole a chiedere che il governo quanto prima porti più soldi possibili in Toscana. Governo, Regione, chiunque, Europa, chiunque.
ma bisogna essere seri. Non basta dire il governo si è dimenticato, è una bugia ed è anche una cattiveria, perché ad oggi i soldi che già ci sono non sono stati ancora erogati. Complimenti alla Presidente della Commissione, alla Commissione, complimenti alla Giunta. Questa proposta di legge trovo sia una proposta di legge che va incontro alla necessità di tantissimi cittadini, allargando il platon, dando la possibilità di ricevere contributi. Speriamo ci sia la possibilità di riaprire addirittura i termini affinché tutte le risorse che sono state messe a disposizione possano essere erogate. Voglio ricordare che le province sono passate da 5 a 7, quindi Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno, esatto. Quindi, a mio avviso, essendoci le risorse, più si riesce ad allargare il platon, più persone riescono a fare la domanda e miglior servizio avremo reso alla nostra comunità. Gli uffici ci hanno fatto capire e aspettiamo il report definitivo, che in verità molte famiglie hanno provato facendo domanda sia per beni immobili e per beni immobili. Quindi le famiglie, diciamo, coinvolte saranno circa 7.500 in tutto. Il numero è sempre preoccupante rispetto alle famiglie che in verità sono state coinvolte dall'alluvione, e quindi quello che abbiamo chiesto è che si faccia un focus nel capire perché tante famiglie ancora non hanno richiesto appunto il risarcimento di una parte dei danni subiti. E le risposte sono in primis che sicuramente la compilazione delle domande, quindi tutto l'iter burocratico che poi porta alla richiesta di risarcimento, è un iter che ancora oggi è complicato, e quindi sarà nostro dovere provare a sburocratizzare più possibile la richiesta di risarcimento, anche con i fondi che ulteriormente la Regione metterà a disposizione e con i fondi del Governo. Il secondo punto è quello di smetterla di dire che il governo centrale non manderà risorse, che le risorse per i cittadini toscani non ci sono e non ci saranno, perché sicuramente questa immagine che la politica sta dando in questo periodo è un'immagine che non fortifica e che non dà delle garanzie ai nostri cittadini. Quindi dobbiamo tranquillizzarli affinché la Regione Toscana farà la propria parte, prenderà in considerazione tutte le domande che arriveranno, e per tutti i cittadini e per tutte le imprese che si rivolgeranno a tutte le istituzioni, il mondo della politica troverà per loro uno spazio e troverà per loro le modalità per risarcire, nelle base delle disponibilità che sono di competenza dei vari enti, quelli che sono i danni che hanno subito da quel bruttissimo alluvione. Si estende e si amplia la platea dei soggetti e dei beni risarcibili, perché le domande, ci dicono gli uffici, sono inferiori rispetto a quello che si preventivava. Questo non vuol dire che l'alluvione sia stata meno disastrosa, semmai c'è da interrogarsi se la Regione sia stata in grado, anziché di fare polemica continua col Governo, di intercettare tutte le sollecitazioni che venivano e vengono dai territori, a partire dalle famiglie per finire alle imprese. Cerchiamo in tutti i modi di mettersi a disposizione e di consentire alle famiglie di riprendere una vita normale, ricomprando i beni di prima necessità che sono andati distrutti con l'alluvione. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la proposta di legge al Parlamento con le disposizioni per l'introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica. La proposta di legge, presentata su iniziativa della Commissione Cultura, è stata approvata con il voto favorevole di Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e con il voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Un tema che ha acceso il dibattito in aula, queste le dichiarazioni dei consiglieri dei vari gruppi. Dal Consiglio della Toscana è stata approvata ieri una proposta di legge al Parlamento che è un segnale di attenzione e che propone una modifica molto semplice e pragmatica della legge 92 che istituisce l'ora di educazione civica, che nel disegno originario di molti che hanno fatto proposte di legge si chiamava educazione alla cittadinanza. Ecco, di inserire tra gli argomenti di quell'ora di lezione anche questi temi, i temi dell'educazione all'affettività e alla sessualità. È chiaro che non è abbastanza, perché quello che sarebbe necessario è che ci fosse un vero percorso formativo con esperti, psicologi, persone in grado di guidare i ragazzi in percorsi di approccio a questi temi, ma intanto se si cominciasse a lasciarli parlare di questi argomenti potremmo consentire
a tante magari idee distorte di affiorare. Non mi ha sorpreso, ma mi ha un po' preoccupato il tono specioso ed eccessivamente sulla difensiva delle opposizioni, che hanno chiaramente ostacolato la legge, non l'hanno votato contro, appellandosi a ragioni che fanno pensare a un tabù sociale. Ecco, tutto quello che sta nel tabù, che sta nel non detto, non è che i ragazzi non lo frequentano da soli, si informano da soli su internet, dove trovano notizie. Io credo che sia meglio consentire loro di raffrontarsi con adulti educanti presenti, che possano magari leggere i segnali di un convincimento sbagliato, di una mente fragile che si sta facendo delle idee pericolose. La scuola, diciamo, partiamo dal presupposto che la scuola dovrebbe educare a tutto tondo, quindi dovrebbe anche sensibilizzare i ragazzi rispetto a temi importanti quale la diversità e la lotta alla violenza. Questa legge entra a gamba tesa invece dal nostro punto di vista su una sfera che è una sfera che ricade per lo più in quelle che sono anche l'ambito familiare. Io rivendico come genitore la mia libertà di educare mio figlio nel modo che ritengo opportuno, sensibilizzarlo al rispetto di quelli che sono principi e diritti fondamentali della persona. Rifiuto che questo possa farlo la scuola, anche perché se l'educazione sessuale è quella che ad esempio è stata propinata all'interno di un incontro dal comune di Pontassieve, dove, come dire, si invitano gli adolescenti addirittura ad essere sensibilizzati sugli scambi di coppia, voi capite che siamo vicini a una strumentalizzazione su un tema che al contrario non dovrebbe vedere strumentalizzazioni. Oggi siamo di fronte a modelli culturali che ritengo profondamente sbagliati sotto certi punti di vista, e addirittura parlare di una società fluida dove i ragazzi di 11, 12, 13, 14 anni possano, come dire, alzarsi la mattina, sentirsi uomo o donna, e questo è ritenuto normale. Io non credo che sia normale. Noi dobbiamo recuperare un patrimonio di valori e dobbiamo farlo, perché altrimenti questa società rischia delle profonde derive. La mia valutazione è che ieri sembrava di essere nel Medioevo. Ieri è andato in onda nel Consiglio regionale un momento di oscurantismo che risale forse al secolo scorso, ma ai primi del secolo scorso, se non più indietro, perché è stato evidente che da parte del centrodestra c'è una concezione dell'affettività, delle relazioni veramente, non saprei nemmeno come definirla, assolutamente non moderna, e non ho capito assolutamente le loro motivazioni di contrarietà. Io ricordo che ieri sera abbiamo avuto la notizia di un ulteriore femminicidio, sono state uccise altre due donne, e c'è una cadenza giornaliera di questo fenomeno veramente impressionante. Siamo di fronte a un'emergenza nazionale e tutti dovremmo essere trasversalmente uniti nel cercare di trovare i mezzi per contrastarla. Sono d'accordo che il centrodestra ha fatto questo importante stanziamento di 15 milioni di euro, va benissimo. Non sono certo contraria, mi fa piacere, ma non capisco la loro contrarietà a insegnare l'educazione sessuale e l'affettività nelle scuole. Io da genitore preferirei fosse la scuola a farsi carico dell'informazione dei ragazzi, piuttosto che internet, dove non si sa chi dia le notizie e per quale scopo. Noi abbiamo votato contro per diversi aspetti. Intanto perché è una proposta che va a modificare una legge del 2019 che ha introdotto l'educazione civica in tutte le nostre scuole. Poi si pensava che sarebbe stato opportuno fare un tavolo anche regionale con le istituzioni scolastiche, l'USR, la regione, le associazioni che si occupano di queste problematiche, per arrivare, e gli esperti ovviamente, perché occorrono gli esperti vista la materia così delicata che tratta questa proposta di legge. Da questo tavolo potevano uscire delle proposte da portare in alcune scuole e vedere poi che cosa succedeva e poi farne una proposta di legge. Poi noi della Lega siamo d'accordo con quanto ha fatto il Ministro dell'Istruzione, che ha proposto l'educazione al rispetto, diciamo così, al rispetto dell'altro, perché il rispetto dell'altro è alla base di tutto. Se noi seguiamo le regole e rispettiamo tutti nelle loro diversità, sia culturali, fisiche, religiose, di tutti i tipi, le cose possono andare meglio.
Ora in questo momento, presi da quanto è successo ultimamente a Palermo e in varie altre parti d'Italia, c'è stata questa spinta a parlarne un po' di più per il discorso della violenza contro le donne, però non dobbiamo aver fretta, proprio perché, come vi ho detto, la materia è molto delicata e farla insegnare agli insegnanti di educazione civica, che spesso sono dei tecnici, non ci sembra opportuno. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.